Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione, la seduta del 18 di ottobre. La Lega in Consiglio regionale si rinnova, ha presentato il nuovo consigliere Massimiliano Baldini, subentra a Elisa Montemagni in seguito alla sua elezione in Parlamento. Massimiliano Baldini è subentrato a Elisa Montemagni. La seduta del Consiglio regionale di martedì 18 ottobre si è aperta con la presa d'atto delle dimissioni della consigliera e la relativa surroga. Al suo posto è entrato Massimiliano Riccardo Baldini, segretario comunale della Lega di Viareggio, che era il primo dei non eletti del gruppo Lega alle elezioni regionali del 2020. La proposta di delibera è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Elisa Montemagni ha lasciato l'incarico regionale in quanto eletta alla Camera dei Deputati. Baldini, avvocato di 53 anni, ha voluto sottolineare i temi al centro della sua attività politica: cittadini, famiglie e imprese. Che vivano un momento estremamente duro e chiedono a chi siede nelle istituzioni risposte concrete, con atti concreti e quindi con capacità di risolvere i problemi delle persone. Io sono qui per continuare il lavoro di Elisa Montemagni in questi anni, che è stato davvero efficace sia a livello regionale che a livello territoriale. Per noi rimane un punto di riferimento. A Roma farà non solo bene, ma porterà le istanze del nostro territorio e del territorio, credo, dell'intera regione toscana, e io cercherò, ovviamente, gomito a gomito con lei, di portare avanti questo lavoro nel miglior modo possibile. Io credo che il governo di centrodestra, che a breve finalmente sarà in carica, ha sempre dimostrato, attraverso le istanze dei partiti che lo rappresentano, un'estrema concretezza nei confronti delle imprese, nei confronti dei bisogni dei territori, nei confronti dei comuni, e quindi mi aspetto che in questa direzione continui un lavoro, questa volta con maggiore efficacia, perché la coesione di un governo di centrodestra non potrà che fare bene. In Toscana le problematiche sono tante, non potrei elencarle tutte in questa occasione, però sono certo che ci sia un'attenzione forte nei confronti di questo territorio, e noi della Lega lo garantiremo al meglio, perché abbiamo un'espressione importante di ben 7 parlamentari a Roma, abbiamo un europarlamentare, abbiamo 7 consiglieri regionali, e quindi è un contesto importante che sono da sempre punto di riferimento dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha espresso parere positivo sui bilanci 2022 e pluriennale 2022-2024 della ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2022 pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia Regionale di Sanità, la ARS, con 22 favorevoli e 15 contrari. A illustrare l'atto il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del Partito Democratico, che ha ricordato come il totale del valore della produzione sia fissato in quasi 5.700.000 euro per il 2022, quasi 4 milioni per il 2023 e 3.622.000 per il 2024. Il totale dei costi della produzione è quasi 5.500.000 euro per il 2022, 3.777.000 per il 2023 e poco più di 3.430.000 euro per il 2024. Oggi invece abbiamo approvato il bilancio, un bilancio di 5 milioni e rotti di euro, con un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione, che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150.000 euro. Nonostante questa riduzione del contributo, ARS è riuscita a produrre lavori scientifici e tutti noi conosciamo che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di ARS. Quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo, e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella dell'acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università, e spese di personale. Questa è la maggiore voce, e tra l'altro c'è stato un equivoco sul costo della sede di ARS. Ribadiamolo, ARS paga 128 euro all'anno di spese d'affitto, perché è una sede regionale e la Regione, per una serie di accorgimenti contabili dei scorsi anni, è riuscita a far pagare solo questa cifra. ARS ha un livello di scientificità riconosciuto anche fuori regione,
Ci lavorano non funzionari di un partito, ma ci lavorano ricercatori in collegamento con l'università. I lavori di Ars possono essere analizzati. Allora, se si vuol dire questo tema, lo si dice prendendo un lavoro e dimostrando come quel lavoro, invece di fare un'analisi vera dei dati, ha determinato una stortura. Fino a che si rimane a discorsi così generici, sono discorsi da bar, a mio giudizio, perché rispetto ai dati di Ars noi bisogna, come dire, riconoscere il rispetto dei lavoratori che sono di alta valenza scientifica, che collaborano con l'Agenzia Regionale di Sanità. Tra l'altro è un grande errore anche di coloro che fanno queste osservazioni, perché l'ARS è uno strumento a disposizione di maggioranza e opposizione, e anche nella scorsa legislatura tante analisi e studi sono nati su stimolo e richiesta dell'opposizione. Quindi, invece di criticare, ricordo che lo scorso Consiglio regionale, quando abbiamo fatto l'atto di indirizzo ad ARS, quindi l'atto nel quale il Consiglio dice all'ARS che cosa deve fare, non c'è stata una proposta, dico una, che venisse dai banchi dell'opposizione. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta, cosa che evidentemente non gli può essere permessa trattandosi appunto di un'agenzia regionale. E quindi ci troviamo anche ad avere delle azioni che vengono indicate in maniera generica e senza indicatori, non si riescono ad avere dei monitoraggi, anche un accesso ben preciso a tutti i dati che dovrebbero essere monitorati, persino nelle aree SIN, dove ci sono delle evidenze epidemiologiche di problemi legati a delle circostanze ambientali che non si riescono a identificare bene, proprio per un lavoro che non si riesce a fare in maniera accurata. Ecco, noi non ci sentiamo di dare responsabilità ai tecnici di ARS per questo, ma sicuramente a una politica che, per quanto riguarda la sanità in Toscana, non riesce a vedere oltre ai bilanci, al denaro, alle posizioni di primari, in alcune cattedre addirittura, in alcune zone addirittura più primari per la stessa specialità, insomma questioni di carattere generale che ARS potrebbe identificare e inquadrare meglio per un'azione in un certo senso, ma che fondamentalmente la Regione Toscana non vuole che sia fatto per continuare a procedere a gestire la sanità e i miliardi che vi girano intorno nel modo in cui ha sempre fatto. Ritardi e disservizi del trasporto ferroviario regionale, se ne è parlato in consiglio. Quali misure siano state attivate dalla Regione per risolvere le criticità del servizio ferroviario regionale? Quale sia il bonus di risarcimento per i viaggiatori per i ritardi, le soppressioni dei convogli? Quali siano le penali previste dal contratto e se la Regione non ritenga necessario fornire maggiori informazioni attraverso un servizio push che avverta tempestivamente dei disservizi quotidiani? Sono le questioni sul tavolo dell'assessore Stefano Baccelli poste dai consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, Vittorio Fantozzi, Gabriele Veneri e Diego Petrucci, in un'interrogazione orale. Ma nasce dalle segnalazioni a centinaia che abbiamo ricevuto nelle settimane scorse e che continuano ad arrivare rispetto chiaramente al malfunzionamento del servizio ferroviario in Toscana. Ritardi, cancellazioni che costringono a un calvario quotidiano lavoratori e studenti in modo particolare, e anche i turisti e coloro che utilizzano magari il treno più saltuariamente. Oggi l'assessore ci ha risposto, siamo parzialmente soddisfatti perché ha elencato un lungo numero di dati orari, ma che in realtà certificano che ad oggi il contratto di servizio è solo parzialmente rispettato. Pertanto abbiamo chiesto naturalmente un'altra volta la convocazione in commissione sia di Trenitalia che di RFI, perché è giusto e doveroso che queste aziende si confrontino, oltre che con la Giunta anche con il Consiglio regionale, che è rappresentativo di tutta
la nostra comunità toscana e soprattutto ci dicano quali iniziative vogliono intraprendere per migliorare questo servizio. Abbiamo anche chiesto rassicurazioni sul fatto che la Regione non dia il via oggi a una possibilità di un'ulteriore gara, diciamo, per il 15% dei servizi minori, proprio perché non ci sono le condizioni ad oggi per farlo. E in ultimo abbiamo chiesto una maggiore e migliore integrazione col trasporto pubblico locale, perché a T nel primo anno e mezzo non è che ci abbia soddisfatto molto e non ha soddisfatto certamente le famiglie e i lavoratori toscani, pertanto con una riorganizzazione dei servizi migliorare l'integrazione ferro e gomma per favorire l'uso del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato, visto e considerato che i livelli di inquinamento ci costringono addirittura a non accendere nemmeno caminetti a casa, e quindi è evidente che il ricorso al mezzo pubblico diventa fondamentale. No, in questo caso l'assessore ci ha risposto e non ci sono i dati, vista e considerata anche l'esito della pandemia, e quindi con i dati parziali che ci sono non si capisce qual è il range economico oggi che sosterrebbe la gara e quindi quali parametri potrebbero essere utilizzati per farla e per fare l'appalto. Pertanto al momento la Giunta ha rinviato la questione della gara e con una delibera ci riserviamo di ulteriormente approfondire, perché è molto tecnica, a cui ha fatto riferimento l'assessore solo oggi in fase di risposta, ha di fatto congelato questa ipotesi. Un'interrogazione rivolta all'assessore Stefano Baccelli anche da parte del consigliere della Lega Marco Landi in merito ai servizi del trasporto pubblico locale. Lo abbiamo presentato questa interrogazione perché chiaramente è una difficoltà quella di questo servizio pubblico locale su gomma, sugli autobus, e tutte le segnalazioni che ci arrivano dai territori ci fanno capire che c'è un disservizio importante. Ci è stato riconosciuto nella risposta dell'assessore, è stato un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova gestione, sicuramente da dimenticare, bisogna capire poi di chi sono le cause di questi disservizi che si sono poi maturati nel taglio delle corse soprattutto e della carenza degli autisti. E quindi su questo noi stiamo vigilando in maniera costruttiva, vogliamo che il servizio pubblico locale su gomma sia degno di tale nome. Sicuramente il gestore unico era un problema nel momento in cui si prende una decisione politica di questo tipo, decisione che noi non avremmo preso e davanti alla quale abbiamo manifestato chiaramente che ci sarebbero state delle difficoltà importanti per un territorio complesso come il nostro, perché dobbiamo anche ricordare che molti disagi che oggi vivono i cittadini toscani riguardano proprio anche zone periferiche e ultraperiferiche della nostra regione. Non lo diciamo solo noi e non lo dicevamo solo noi quando l'assessore di allora al trasporto Ceccarelli diceva che sarebbe stato sicuramente un miglioramento, ma proprio in quell'area politica il sindaco Nardella diceva questo è un bando di gara che dobbiamo gestire e così ampio e complesso sicuramente porterà delle problematiche. Quindi non siamo stati solo noi a dirlo, ma soprattutto quello che noi dicevamo oggi purtroppo si verifica. Ci sono dei disservizi importanti e questo è quello su cui dobbiamo intervenire a partire proprio dagli autisti e dal personale, perché questo servizio, ripeto, possa essere un servizio di tale nome per i cittadini toscani. La formazione sappiamo che è in corso, che ci sono delle difficoltà a trovare degli autisti, ma questa è una problematica che noi conoscevamo anche prima e non si capisce perché non si è fatta anche una previsione su questo, anche perché poi diciamo che coloro che devono andare a guidare gli autobus devono essere anche delle persone in grado di farlo e soprattutto che possano tutelare non solo l'azienda per cui lavorano, ma soprattutto i cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico locale su gomma. Più risorse per la sanità regionale, per la sanità toscana, è la richiesta dell'assessore alla salute Bezzini per Petrucci del gruppo di Fratelli d'Italia. Occorrono invece sostanziali riforme. Intanto ci fa specie che l'assessore Bezzini si rivolga al governo Meloni, che mi auguro ci sarà da qui a qualche giorno, ma ancora non c'è e non lo abbia fatto per esempio nei confronti dei ministri della sanità, della sua area politica, del suo partito, che ci sono stati fino a qualche settimana fa, anzi che tuttora ci sono perché il governo in carica è ancora il governo Draghi. Dopodiché noi diciamo a Bezzini che non si può pensare che l'unica risposta
che si possa dare ai tantissimi problemi della sanità toscana si possa ritrovare nel dateci più soldi, perché se continuiamo a spendere male i soldi che già la sanità ha a disposizione, io voglio ricordare che la sanità toscana costa 8 miliardi e mezzo di euro l'anno, se spendiamo male 8 miliardi e mezzo di euro l'anno, se non facciamo delle riforme strutturali profonde, evidentemente spenderemo male anche i 9, i 10, gli 11 miliardi che potrebbero arrivare. Quindi la soluzione al problema della sanità non può stare soltanto nel dateci più soldi, occorrono riforme strutturali profonde che cambino la sanità toscana, e queste si trovano in un potenziamento dei servizi del territorio, in un potenziamento importantissimo dei servizi domiciliari. In questo modo si fa un servizio migliore per i pazienti, si decongestionano ospedali e pronto soccorsi che potranno lavorare meglio. Serve maggiore trasparenza e minor baronie negli ospedali. Quando vediamo alcuni ospedali con 12 primari nello stesso ambito, come succede a Cisanella a Pisa, o 3, 4, 5 primari, evidentemente non si danno risposte ai pazienti, si danno risposte a gruppi di potere ai quali si devono dare risposte. Serve riformare e rivoluzionare la sanità toscana. La pandemia ha indubbiamente pesato nei conti della sanità toscana, ma per la pandemia vale quello che ho detto prima, ovvero la pandemia è una buona scusa, ma non è una buona soluzione. Io penso che le soluzioni vanno cercate altrove. Nuovi obiettivi e nuovi indirizzi per IRPET, l'Istituto Regionale della Programmazione Economica della Toscana, tra queste la riduzione del digital divide. Arriva in Consiglio regionale la proposta di risoluzione d'iniziativa della prima commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio. L'Assemblea condivide le indicazioni della Giunta per l'approvazione di specifici indirizzi all'IRPET per l'elaborazione del programma di attività 2023 con una proiezione per il prossimo triennio. Come ogni anno la Giunta regionale ha recepito una serie di indirizzi da trasmettere all'IRPET per l'attività di ricerca del prossimo anno, anche in una proiezione pluriennale. Il Consiglio regionale ha condiviso sostanzialmente le linee di indirizzo che la Regione ha trasferito ad IRPET, in quanto l'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minor approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da questo ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET, nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare, quello della innovazione e della digitalizzazione, soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana. IRPET dovrà in particolare dirigere la propria attività in alcune direzioni, quali la riduzione del digital divide, il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, e dovrà garantire linee di sviluppo che tengano conto della necessità che il progresso vada avanti in maniera ecocompatibile ed ecosostenibile. Quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe una serie di riflessioni. La prima sicuramente è se quella crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti basiti quando, vedendo un programma di attività con proiezione triennale, non si fa minimamente cenno a quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, abbiamo sollecitato anche l'Aula, perché
c'è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà, se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Quindi esprimiamo tutta una serie di perplessità sul programma di attività che dal nostro punto di vista deve essere aggiornato di più per rispondere meglio alle necessità e alle problematiche del momento, un momento che sta mettendo sotto pressione tanti toscani. Dobbiamo, ecco, proprio per questo interagire sempre di più anche con lo stesso Istituto di Ricerca di Programmazione Economia e Territorio. Noi chiediamo da tempo un confronto continuo in prima Commissione, ancora non sta accadendo e non vorremmo non aver avuto gli strumenti, le conoscenze adeguate per poter dire un giorno non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per il nostro paese, per la nostra Toscana. Ma ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese, cioè soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole, cioè se uno deve aprire ditta oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no, e soprattutto anche sulla scelta della residenza. Quindi il tema della residenzialità, tanto cara ai nostri sindaci, cioè cercare di capire una persona dove va a vivere, se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia, prende in considerazione anche la copertura digitale, la presenza o meno di internet, e anche questo secondo noi è un tema importante. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio, perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altre. È tutto, grazie di averci seguito questa nuova puntata di Teleconsiglio Regione, appuntamento alla prossima settimana.